Questo programma è offerto da Abatangelo, Amadori, Antica Forneria di Manfredonia, Azienda Agraria Fiore, Pick Up Balsen, Bar Pug, Tonno Rio Mare, Pepsi Cola, Caseificio Mirabella. Mi chiedo spesso perché dovrei essere assemblato e programmato come un robot di latta e di tendenza capibile da tutti e che ti dice sempre di sì. E non do peso alla maggioranza, non è importanza. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti in questa esaltante puntata di Casa con V, con Piero che continua a fare la mia imitazione. Fermati, falla senza le mani, dai. No, okay. Sai cos'è? In realtà le hanno inserito il programma Mosse di Karate, quello di Jazz Night Ian. Ecco. Utilizza il programma Mosse di Karate. Sì, il programma sì. Big Jim. Apri anche le ali! Quella serie, vabbè. Ok, allora calmati. Okay, lo dico da te. Buon pomeriggio no, a tutti piace, e benvenuti. Rifallo con i gesti. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa esaltante puntata di Casa con V. È più bello. Beh, sì, è più bello così, con le mani così. Io te le taglierei con le mani. Con le mani sbucci, diceva qualcuno, le cipolle. Esatto, esatto. Allora, buon pomeriggio, nuova puntata di Casa con V. Siamo sempre qui, che cioè, non volevo fare la rima, ecco. C'è il buon Michele, oggi nero. Oggi perché ogni volta... Ma perché ogni volta alla puntata dobbiamo commentare il mio album? Perché dobbiamo cacciare tu di nuovo? Bipolare, cacciare. Tu sei bipolare. No, semplicemente che ho i pentapolare, sì. Bipolare a chi ne ha due di personalità, io ce n'ho almeno quattro certificate, la quinta la sto studiando ancora. E no, quel comunque... foglio che hai nel cassetto della scrivania? Quale foglio? Quello che dice che sei stupido. No, non è quello. Ma è vecchia sta cosa. Lo so, però mi piaceva sempre. Oh, allora, oggi parliamo di Stuntman Show. Ve lo abbiamo presentato in tutti questi giorni. Vi abbiamo regalato i biglietti. Vi siete anche divertiti tantissimo. C'è gente che è tornata. È bellissimo, grazie! Ed è bellissimo, veramente. E Stuntman Show, che adesso si sposterà dopo il 15 a Cerignola, quindi rimarrà sotto la giurisdizione di Casa con V, perché ci vedono anche a Cerignola, Stuntman Show solo loro, eccoli qua, cioè anche loro, Livio lo speaker, che è quello della famosa voce dello spot, e Maverick, che è uno stuntman. Benvenuti, benvenuti. Benvenuti, benvenuti, oh. Benvenuti, benvenuti. Benvenuti, benvenuti. Sì, salve, salve. Benvenuti anche voi. Benvenuti, grazie. Benvenuti, benvenuti. Sì, è una bella trasmissione. No, e mi sento a casa, per cui casa con me. Sono a casa. Certo, importante non sentirti al supermercato. Sono nello spirito, però, cioè, sì. Si vede... Sì, nello spirito. Spirito, da bere. Sono venuti qua, cioè, perché diciamo la vera cosa, lui in realtà non è uno stuntman, lui beve e poi va a spostare tutte le parti. Ah, sì. In realtà non è studiato, cioè, così come viene, insomma. Sì, e così sì. Dipende da come la prendo. Poi vedi, esatto, video, esatto. Poi vedi video e ti rendi conto di che cosa è successo, non sto scherzando. Allora, anche oggi vi regaleremo i biglietti di Stuntman Show con questa bella collaborazione che abbiamo creato noi due. Ci siamo sentiti al telefono, siamo andati subito d'accordo. Sì, è stata una cosa... amici, come quindi, se ci conoscessimo. Cioè, ormai l'ho visto nascere, una cosa bellissima. E anche con Radio Master, che salutiamo perché ci seguono anche loro, ci facciamo gli scherzi. Sì, no, salutiamo Radio C'è anche Master. Una foto di Cappiello, dovremmo avere una foto di Cappiello. Eccola qua, eccolo con i biglietti di Stuntman Show, bello più... cioè capire, tu già sei brutto, poi ti fai anche queste foto, somigli un po' al mio sedere, cioè, una chiappa mia sembri, capire, complimenti, sei sempre un bell'uomo. Oh, allora vediamo lo spot per chi non avesse capito di cosa stiamo parlando. Arriva lo spot.
Dal 5 al 15 ottobre Via Natola ospiterà lo spettacolo più adrenalinico del mondo. Tenetevi forte, arriva Foggia, Stuntman Show, Mostra un Track. 90 minuti di spettacolo mozzafiato nel quale vedrete tutte le evoluzioni di stuntman professionisti alle prese con inseguimenti, esplosioni, evoluzioni con mezzi americani, drugs, Monster Jam. Tutto il lavoro di uno stuntman professionista in uno spettacolo di 90 minuti. Stuntman Show. Dal 5 al 15 ottobre, Stuntman Show. In via Natola Foggia. Info per orari spettacoli 348 033 1371. Oh, eccoci qua, Stuntman Show, avete capito? Di cosa si tratta? Ora muoio, brava. Finito io. Di cosa si tratta? Sì, tanto Piero ce la facciamo, siamo tre voci. Se uno nel caso dovesse... Sappiate che potrei morire in diretta perché ho la tosse. Sai che scoop? Tutti a proposito di ovatosse, nessuno guarda più telefoggia, no, tutti guardano noi. No, cioè, ma ho ricominciato questo fatto, la tosse, l'ho andata al medico. No, quello che era quello di l'anno scorso. Sì. Oh, allora dicevamo, adrenalina allo stato puro, raccontateci un pochino questo spettacolo, chi ne vuole parlare? Cioè lui poi parla dalla parte delle macchine. Allora, lui ha la parte tecnica, diciamo sono la parte, fra virgolette, artistica dello show. Uno spettacolo, diciamo, che racchiude in un'ora e venti tutto quello che è il lavoro dello stuntman, dalla guida acrobatica, quello che sono gli inseguimenti da film. Diciamo, proviamo a racchiudere tutto quello che teoricamente potrebbe succedere all'interno di un film in un'ora e un quarto. Puro divertimento assoluto. Ogni volta a Foggia quando rapinano... Sì, 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 infatti ti dirò, quando siamo arrivati in Puglia, il suo papà, nonché il pilota professionista di natura, ha avuto un sacco di ingaggi, cioè la gente non si preoccupava della scuola che ha fatto, gli chiedeva guarda, più che altro. Dobbiamo inseguire un blindato. No, no, se ti fermi, guarda, ti do da lavorare. Faccio se vuoi. Con uno così le rapine. Velocissime. Ma anche lui mi sa che era un rapinatore professionista. No, però lui è un rapinatore professionista. No, ecco. Lui al massimo ti porta con la bicicletta a fare la rapina. Ma riesce a fare lo stuntman anche sulla bicicletta? Lui è uno stuntman sportivo di BMX. Ah, di BMX, macchina e BMX, fantastico. Quindi stile, cioè BMX stile Brumotti, no? Brumotti e trial. Faccio anche trial, però quello che faccio io è io bicicletta e suolo. Non ho il vero ostacolo e l'equilibrio. Freestyle la terra, dai, mettiamola così. Oh, ma stiamo vedendo star... anche qualche immagine. Sì, stiamo vedendo un po' di immagini di quello che vedrete a Foggia in Via Natola, è Via Natola, sì, a Foggia si dice alle tre corsie, perché si dice Via Natola non sa. Sì, le tre corsie. Alle tre corsie, perché Via Natola proprio non sanno cos'è, allora le tre corsie, la zona pedonale, cioè Piazza Libanese. Noi abbiamo una piazza che si chiama Piazza Libanese, ma in realtà si chiama Parco Volontari della Pace, solo che siccome spacciano, si chiama Piazza Libanese, ma se chiedi a un vigile, scusa, dov'è Piazza Libanese, lo sa. Cioè, quella è Piazza Libanese ed è di fronte a voi praticamente. Ah, perfetto. Cioè, quindi vi trovate benissimo, perfetto. Tu lo sai benissimo, cioè, ormai. Lei sta alla seconda palma a destra. Sì. Oh, allora stiamo vedendo queste immagini. Raccontiamo un pochino lo spettacolo. Cosa si vedono? Inseguimenti, quindi macchine. Macchine assolutamente, camion, abbiamo trattori, abbiamo un monoposto, un dragster americano da 540 cavalli, è un 8 cilindri a V, di quelli bassi, lunghi, che quelli che fanno 100 metri, un milione di chilometri. Due maggiolini costruiti in California che sono fantastici, decisamente fantastici. Abbiamo il nostro Monster Jam, che è il nostro, diciamo, perno forte, diciamo, del nostro spettacolo. Abbiamo lui che dopo 4 mesi, 5 mesi anche, a giugno, 5 mesi ci ha lasciato con la bicicletta, ha ripreso in questi due spettacoli qua a Foggia, dunque abbiamo veramente una bella vastità nel nostro spettacolo. Tutto basato ovviamente adrenalina pura, cioè, perché noi rendiamo tutto semplice, facile, carino, ridiamo tutto lo show, però effettivamente di facile in pista non c'è niente. E quello che rischia di più la buccia ovviamente sono sempre io, perché loro sono in macchina, io faccio il birillo. Ma tu hai provato in macchina mai? Sì, sì, ho provato anch'io. Guido bene, sono un bel motociclista con la macchina. Il classico, perché peggio, cioè quelli che guidano peggio sono, vabbè, no, le donne non lo posso dire perché sennò questa dice, che dicono tutte che sono i migliori, ma il peggiore è l'anziano con la coppola. No, l'anziano con la coppola è peggio, è vero. Io sono la prima quando vedo una macchina guidare strano, ah, è una donna. Sì, sono la prima, cioè, a dire. Diciamola questa. Sono la prima, però a mia difesa posso dire, quando gli uomini mi vedono guidare, dico,
dicono che guido come un uomo. Vabbè, che devono dire? Cioè, dopo devono tutto, provare dopo aver tutti fatto, quanti, dopo aver fatto più di 300.000 km in pochi anni. La regola fondamentale, Michele, te lo puoi insegnare che è un noto donnaiolo, no? Cioè, si dice sempre, automobilista, ti stavo dicendo. Si dice sempre, le donne non sanno guidare, ma tu sì. Vero, Michele? Sì, è ovvio. È sì. Fatta questa. Vabbè, anche tutti gli uomini sanno guidare tranne lui. Non è vero assolutamente questa cosa. Michele, potresti farlo? No, semplicemente, vabbè, una convinzione sua, perché cioè, siamo che a livello di incidenti sta più lei che io, quindi, cioè, nel senso, a livello statistico. 100% quindi... ragione tutte e due le volte. Con due uomini, con due uomini. Una donna con due uomini deve avere per forza ragione, cioè, vabbè. Lasciamo perdere, non... per non parlare dei parcheggi, poi là no, c'è visto... e là tu sfida me i parcheggi e vediamo che succede. Però quanti chilometri hai fatto tu con la macchina? Chi si ricorda? Cioè, io non è più casa con via, è casa ai uomini. Picchiatevi anche un po'. Cioè, no, perché cosa... scusa, dice la, cioè, la fesseria. La stupidata. Sì, cioè, qualcuno chiami per favore in trasmissione, sì. Qualcuno è stato in macchina con Michele. Tra l'altro potete chiamare anche su. Ma perché io la guida sportiva, vado verso gli stadi, sì. Guido come il rally, capito? Anche se ho solo. Vabbè, Michele poi ti portiamo una piazza di Baris. No, okay. No, infatti volevo chiedere se abitava anche lui da quelle parti. No, però si reca spesso. No, piazza di Baris non può. E che non siete mai stati in Sicilia. La mamma lo picchia. E che non siete mai stati in Sicilia, ragazzi. O siete mai stati in Sicilia a guidare zona Palermo, Ragusa, Messina? No, o... no. Ma tu sei mai stato a Manfredonia a guidare? Sono stato a Manfredonia, ma non ho guidato. Non c'è paragone. No, non c'è paragone. La Sicilia. A Manfredonia precedenze va, rotonde non esiste. Vabbè, ma a Manfredonia si va? A Manfredonia si va con le femmine, diciamo le cose, ode alla razza manfredoniana. Oh, ma noi stiamo parlando di Stuntman Show, cioè non si è capito, fino ad ora abbiamo parlato di quante volte va al bagno Cristina. Piazza Libanese. Il numero da chiamare è... 0881 33 00 35. Potete chiamarci anche adesso, potete intervenire in trasmissione. Ve lo diciamo una volta per tutte, ve lo diciamo ogni giorno, però ve lo ripetiamo. Ci dovete, per vincere il biglietto i biglietti, dovete chiamarci ora quando siamo in trasmissione. E per ritirarlo dovete ritirarlo quando siamo in trasmissione, altrimenti vi risponde Tonio Sepa, Carmine, Attilio De Matteis, che dice Attilio De Matteis, ma ho vinto una cosa a Teledown. Io sto a Teledown, cioè non lo sanno, non lo sanno. Quindi mi raccomando, solo quando c'è la trasmissione, vabbè? L'ho detto. Così trovate noi, ci prendiamo il caffè, vi diamo il biglietto, tutti divertiti. Il caffè lo pagano loro. Il caffè lo pagate voi, cioè ci prendiamo il caffè, nel senso che voi arrivate, ci offrite il caffè. E poi vediamo i biglietti in cambio del caffè. E le brioche. Però se fai le brioche così, siamo subito entrato nello spirito di questa trasmissione, sì. Vero? Ci vuole ben poco, solo viene a vedere lo spettacolo. Non ci vuole niente, passa a Piazza Libanese e vieni qua. Cioè, Non c'è bisogno. Allora, raccontateci un pochino però quello che avete fatto prima di iniziare questo grande spettacolo, in che senso? Per fare uno spettacolo del genere, adesso noi scherziamo, c'è bisogno di tanto lavoro, di tanta esperienza, no? Sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista tecnico vero e proprio, perché tu sei molto bravo, me lo hanno confermato i piloti che sono allo Stuntman Show, sono molto bravi, ma lui è anche molto bravo ad attirare la gente, anche perché avete fatto sold out fino ad ora, cioè... Chiunque, non c'è un posto neanche sotto lo sgabello, no, forse sotto una, la scrivania, guarda, di Clinton. Su 60, su 60 città ne abbiamo toppata una. Qual era questa città incriminata? No, non la diciamo. Non la diciamo per rispetto del nostro pubblico, per anche rispetto. Perché quei pochi che sono venuti. Come è arrivato la sfiga? È vero. Allora, che lavoro c'è dietro Stuntman Show? C'è un grande lavoro, soprattutto c'è grande esperienza. Che proviene comunque da tre generazioni di stuntman, anche perché lui, nonostante abbia questa faccia, è uno che si impegna molto. C'è una faccia buona lui. Sì, c'è la faccia buona. È simpaticissimo. Però ovviamente dietro c'è una preparazione tecnica. Loro lo fanno tutti i giorni, semplicemente tutti i giorni. Abbiamo il suo fratello, adesso ha quanti 11 anni? 11 anni. E già... Già guida il trattore, fuoco, ragazzi. Cioè, 11 anni, non arriva neanche a salirci qua.
fantastico. Sì, sì, tu sì, da sì, quanti anni? Da sempre praticamente? Io essendo figlio d'arte. A 8 anni ho iniziato a guidare e a 13 ho fatto il mio primo spettacolo importante per la Marlboro. Ah, addirittura? Sì. È stato il mio primo spettacolo, è stato per la Marlboro a Parma nell'autodromo di Andrea De Adamic. Ecco, attenzione, questo per farvi capire quello che vedete e che vedrete a Foggia, stiamo parlando di grandi professionisti, no? Perché non stiamo parlando di quelli che fanno i giretti là con Luna Park, quelli di Foggia. Non stiamo parlando di quelli che vanno al parcheggio dell'Ipercoppa a tirare il freno a mano. Ecco, cioè, stiamo parlando di quelli, come di noi, tosti, che prima sono passati da Piazza di Varese. Esattamente. No, comunque dovremmo mandare il messaggio stile wrestling. Quello che vedete sono stuntmen, sono professionisti. Non c'è Tom. Esatto. Ma c'è stata una volta in cui veramente te la sei vista brutta? Con la bicicletta. Sì, cioè sono, che è successo? Mi sono spaccato lo scafoide. Ah, fatto la... che poi tra l'altro è l'osso più stupido che abbiamo. Fastidio da morire. E come è successo? Stavi inseguendo una vecchietta? Ci provavo con una vecchietta. Vedi? Cioè... Ma non era la rapina fuori al supermercato? Sì, da già mi fai beccare. No, non è stato nessuno sul mercato, si stanno grattando tutti perché ci seguono tutti e 20 punti vendita. Scherzava, era l'altro supermercato, l'altra. Sì, l'altro. L'MD? Sì. Sì, era là, brava. Ma basta che non convivi, va bene tutto. Quindi come mai ti sei rotto lo scafoide? Che è successo? Piccoli errori tecnici, era un po' stanco. La traduzione. Sì, era proprio chiaro. Tu c'eri, io sento che c'eri. E rideva pure. E rideva pure. Settimana dopo che è arrivato. Sì, no, dai, proprio una settimana no, abbiamo fatto. La seconda. Ma dai, raga, poi alla fine capita anche i migliori, voglio dire. Certo. Così come ha sbagliato il rigore, sbagliò il rigore Messi, voglio dire. Certo. Può sbagliare anche uno stuntman iper professionale. Me lo sono spaccato pure io. Per solidarietà. Certo. Qua te lo sei spaccato? Qua, sì, esatto. Qua. Piazza qua. Quando abbiamo il giorno prima che venne il cadavere. Sì, perché siccome ero invidioso di lui, a quel punto ho deciso di lanciarmi giù da un cofano di una macchina a rotolare per terra e da lì, va bene, dai, cose che succede, diciamo. Infatti, sono piccoli inconvenienti. Il tutore che era per... Infatti si vede che c'ho il tutore. Oh, ma fatemi capire, ma queste macchine si spaccheranno, nel senso, ogni volta, come fate? Cioè, io quello che voglio capire, la vostra carovana comprende tante macchine, tanti meccanici, tanti gommisti. Con voi ce ne sono veramente tanti. Non è che andate da quello dietro l'angolo. Quante persone vi muovete? Siamo una trentina in tutto lo staff. Quanti piloti? Cinque. Cinque piloti che, vabbè, impiegati su diversi mezzi. Sì. Vi alternate, sì, ci naturalmente. Donne? Ridaglia con sta domanda, è continuo. Secondo te ha detto piloti, scusami, c'è pure tu. Noi abbiamo combattuto per prendere queste badanti ucraine. Non ce le passa. Cosa, porta in macchina con te la badante ucraina. Non ce le passa lo Stato. C'era un video che va su YouTube di una ragazza che va con uno stamp e a un certo punto si sbottona. Sì, è una cosa bellissima, tu l'hai visto mille volte. Sicuro? No? No, più che altro devo spezzare una lancia in favore, non su. Ho visto il video di una ragazza giapponese che sta a una concessionaria che ha tutte i mega SUV da centinaia di cavalli, che vanno questi, vuoi fare un giro, questa sale tutto sottotitolato, e stanno sti tipi che fanno, ma vedi che questa macchina è molto potente, sei sicuro di riuscire a guidare? E questa comincia a sgommare, a fare i testa coda, tutte cose così, per dimostrare. Perché era una stampa. Vabbè, è un caso su un milione, ovviamente, ne facciamo. Uno ovviamente. Su un milione ce la fa, Cristina, neanche il una su mille ce la fa, come diceva Zalone, gli altri 999. Difendetemi. C'è una telefonata? No, ho detto telefonate, difendetemi. Vabbè, allora adesso andiamo in pubblicità, che è la cosa più bella, perché ci pagano con la pubblicità. Fate più pubblicità possibile, perché così ci arrivano tanti soldi. The perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite.
è il tuo appuntamento con gusto e freschezza di altri tempi. Dal 1898 ogni giorno come una volta. Fattoria del Molise del Giudice, la mozzarella fresca per tradizione. Il caseificio Delizia S.p.A. è molto attento a questi mutamenti di gusti, mantenendo così intatte le tipicità regionali pugliesi, prodotti solo da latte fresco, che grazie alla manualità dei nostri maestri casari creano dei veri gioielli del gusto. Una rete distributiva efficiente che garantisce sempre assoluta freschezza del prodotto delizioso. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che, trafilato in oltre 150 stampi, prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Questo è il nostro mondo. Questo è ciò che facciamo ogni giorno per raccontarvi che dietro la bontà di ogni nostro prodotto c'è tutto il sapore della nostra terra. Dal cuore della nostra Puglia nasce Granoro Dedicato. È ritornato il nuovo magazine di Convi Magazine e siamo tornati con Convi TV dal 2 ottobre su Teledauna. In questo nuovo numero del Convi Magazine, spazio cucina, banana, uno dei frutti più benefici al mondo, nutrizione, acqua e limone, perché è importante, tempo libero, Foggia Teatro, ad ottobre parte la quarta rassegna. Lifestyle, gli occhiali con le lenti che ricaricano lo smartphone. E in più gossip, news, attualità, eventi, mostre, sagre nella nostra provincia e non solo. E in più tutti i tuoi programmi televisivi preferiti. Tutto questo ed altro ancora solo su Convi Magazine. E seguici anche su Convi TV, Teledauna. Siamo tornati qui dopo la pubblicità e continuiamo a parlare dello Stuntman Show che sta colorando le nostre strade in questi giorni. Si vede che è cresciuto, già che ha detto Stuntman Show senza accappottarsi, cioè perché lei è un po' Luca Giurato in realtà, un po' Giollo. Ripeto, a Prafoco. Stuntman Show. Cioè, lei è anche in inglese. Perché l'accento americano. Questo è un accento di Cambridge. Ma perché infatti, cioè, vedi Bari Molfetta, come diceva Pino Campagna, parlano inglese americano. Io non sono né di Bari, cioè, né di Molfetta. Sì, ma dico la gamba, hai visto a Molfetta, I am. Sono un po' inglesi anche loro. Allora, vediamo una cosa che non c'entra niente, visto che parliamo di automobile. C'è un video di Casa Surace, che voi sapete, è un nostro partner, eccolo. Che si intitola Nord contro Sud. È bello che io me ne vado, neanche reclamo, come faceva. Ma neanche Emilio Fede quando si arrabbia nei fuori onda. Però devo dire, quest'anno mi sto preoccupando parecchio, non abbiamo fatto ancora neanche una figuraccia. Cioè, no, infatti, fate andare via il segnale, rompete qualcosa, fateci cadere l'orologio in testa. A parte che fino adesso tre puntate, neanche una parolaccia. Non ha avuto la denuncia al McDonald's. Cioè, che è successo? Da licei vari della scuola. Nessun vegano è venuto a picchiarmi. È tutto bello. Vediamolo, nord contro sud. Sì, percorso Europa, vado bene. Percorso Europa facilissimo. Allora guardi, devi andare 200 metri dritto, la seconda rotonda, giri a destra, parti 180 metri, devi parcheggiare la macchina perché poi c'è ZTL e non si sa mai che le fanno la multa, va bene?
Scusa, per via mezza capo? Via mezza capo? Stiamo a sentire a me. Tu vai sempre diritto? Se trovi 5-6 vecchietti, di vecchietti sono l'unica cosa in questo paese che non si muove mai. Ti fai tutta la strada, devi fermare per forza perché è ZTL. Sono la TL, che c'è zia Concetti che fa le migliori pizze fritte del paese. Ma devi andare a casa dei figli e fare così, vengo pure io, che quello è mio cugino, lo saluto un momento. Nico, ma tu dove devi arrivare? Allo forno, ratoni. E vieni, vieni, ti diamo uno strappo. A sinistra, versi vecchietti. Posso consigliare una 3 e una 5 porte, però mi deve dire lei dello spazio di cui ha bisogno. La cosa importante è che sia una macchina piccola e cui si trova parcheggio più facilmente. Le faccio vedere una 3 porte modello Basic molto piccola. Speriamo che rimane lo spazio per la loro scorte, venga. Simpatico, eh? Ho capito, Nico, tu c'hai ragione, però io non so scegliere, sono indeciso. Prenderà te quanto spazio ti serve, quelli modelli qua sono infiniti. C'è da 3, da 4, da 5, da 7, 8, 15, 17, mi è arrivato l'ultima appena scaricata da 21. A Morfetta ne sto vendendo a migliaia, 10, già venduto. Io lo prenderei pure il modello da 21, però poi forse è troppo. È chiaro che è troppo. Ma cosa devi fare con 21 porte? 21 pacchi! Cioè, ma questo veramente a Milano? Scusa, ma voi la capienza del portabagagli come la misurate? E poi questo si chiama cuofano perché ci deve entrare un cuofano di pacchi. Ti muovi? Che problemi hanno? Gatto in verde, vai, no? Ma guarda quanta gente sta passando. Ma che mi bussi, hai capito che siamo una catena? Ecco qui, si è fatto rosso un'altra volta, visto? Assurdo. Ma com'è possibile che la gente si comporti in questo modo? Oh, basta, ma ti vuoi dare il tempo? Non vedi che c'è un pedone che sta attraversando? E certo che lo vedi, a lui sto bussando. Alle zio Torino, a lui sto salutando. Oh, ma chi è quello? Rosario? Oddio, com'è la bussata di Rosario? Giacinto, Nicola. Ma vedi, qua scendiamo via. C'è gente che bussa, che c'è il freddo, dai. Ma chi? Quello è Nicola, mica sta bussando, sta comunicando. No, mi chiedi che cosa dobbiamo fare stasera? No, cinema no, solo al cinema vuole andare, sempre. Vabbè, hai cambiato di nuovo automobile. Ma sì, ho il telefono, le cambio ogni 6 mesi, esce il nuovo modello, fai il perbutino e sei sempre sul pezzo. Dai, che tempo, 3-4 mesi mi prendo uno spiderino, niente male. Ce la faccio. Ma quante ne abbiamo passate insieme? Quella notte che siamo stati sulla spiaggia, così, on the road. Devo dirti addio. Ma non ti preoccupare, ti porti in cabana, starei meglio lì. Ma dai, Pasqua, come ti metti a fare le metafore con la macchina? Mica ti capisce, lo puoi dire che la devi rottamare. Ma che rottamare, rottamare? Ma io veramente la sto portando in cabana. La do a zio Tonino, che è quello, chi sei? Quella è una sorella, è una ragazzina. Una ragazzina cosa, Pasqua? Ma ha fatto un casino di chilometri. E così, non lo sai che 7 anni della vita di un uomo corrisponde a un anno di vita di panda? Questo in cabana c'ha ancora 50 anni di vita minima. Ti vengo a trovare una volta a settimana, già sto preparando tutte le carte. Passaggio di proprietà. Ma che passaggio di proprietà? L'adozione a distanza. Addio. Già gli manco. Oh, è vero. Per il panda avrei pianto anch'io. Eh? Per la panda avrei pianto anch'io. Cioè, la panda anch'io. Avrei pianto anch'io. Era una panda bellissima. Panda famoso 4x4, no? Quello era già troppo avveniristica. Ah. Era la panda 45. Cioè, panda beige. Giro. Era, panda al giro. Ovviamente. Ma era bella. Cioè, ero troppo piccolo per imparare a guidare. Ho imparato a guidare sull'Alfetta. Vabbè. Una delle macchie più grezze del mondo. Però 75. Alfetta 1008. Ah, proprio l'Alfetta. L'Alfetta 1008. L'Alfetta quella dei carabinieri. Era bellissima. Era... Beh, tu... Stavo chiedendo tu dove hai imparato a guidare. Vabbè, cioè tu... Su quale macchina hai imparato? La prima macchina che ho guidato è la Monte, quella di mio padre. La Monte, la diretta? Ho guidato la Modus, se non sbaglio, dalla tua scuola. E poi Lancia Y, Panda... Quando Cristina... Dove abiti per rubarti la macchina? Cioè... No, quando Cristina guida la multipla non si vede, sembra che guida sì, da un fantasma. Una macchina fantasma. Al massimo si vede il rosso dei capelli. Oh, allora, qui abbiamo i biglietti, guardate. Eccoli per qua, sono i biglietti dello Stuntman Show, sono i biglietti omaggio, eccoli, aspetta che li inquadriamo bene, eccoli, mi ero messo troppo vicino. Sono biglietti omaggio, stiamo per regalarveli, ma ci dovete chiamare allo 0881 33 00 35. Chiamateci anche per parlare con loro, se avete... Oh, quanto è brutto questo canguro. Per chiedere a loro qualche informazione in più, le informazioni che chiederanno qua. Può entrare mio figlio piccolo? Sì, quanti anni ha? 24. È un classico. Allora, il vostro pubblico... che pubblico è? Ci sono giovani, adulti, solitamente? Dai 2 ai 99, tutti abbiamo. Piace un molto po' a tutti. Deve vedere le vecchiette quando salgono sul camion che impenna. Perché poi possono anche vederle, insomma, da vicino. Sul camion che impenna sì. Assolutamente. Fantastico. Sì. Lo spettacolo è basato proprio sul pubblico.
tentiamo, diciamo, di tirare dentro il più possibile il pubblico proprio per renderli partecipi, perché sennò sarebbe una legnata di spettacolo, perché effettivamente è duro anche da vederlo, eh? Certo. È abbastanza lungo, molto tecnico, però ti facciamo partecipare tutti quanti. In primis le donne, come giusto che sia, certo. Mi sembra proprio il minimo, e siamo ancora dei veri gentiluomini. Certo. E poi sì, se c'è la nonna facciamo impennare anche la nonna. Ma no? Certo. Certo. Se vuoi vi porto uno da investire. Certo, no, certo. No, quello già ci pensano loro. Angelo si chiama. Angelo, puoi venire allo Stand Man Show? Ti devi solo stendere, non ti preoccupare. Ci pensiamo noi. Tanto non quando litighiamo prima dello spettacolo gli vado sempre addosso con la macchina. Oh, sì, una sportellata me la ricordo ancora, perché poi io mi fido di lui, no? E me ne combina una dietro l'altra, tipo su due ruote mi dà le sportellate col tetto, col tettino della macchina, ho preso una cofanata in faccia. Lì non è così. Siamo molto amici. Ogni tanto mi sgomma sui piedi, cosa? L'importante è la condivisione. Sì, caso. No, è sto gioco che è nato quest'anno che si è schiaccia al presentatore. Schiaccia lo speaker. È bellissimo. Non so perché, ma non mi piace a me. Io mi diverto un sacco. Strano, strano. Oh, ma parliamo di una cosa seria. Ma il pilota, cioè, perché tu ti chiami Maverick, come Tom Cruise in Top Gun, che era, cioè, dai, tutte quante morivano all'età mia. Che poi Tom Cruise è alto un metro e una patata. Sì, è così. Sì, sì, è così. Cioè, posso dire, sei meglio tu. Tra l'altro, Tom Cruise, io avevo detto che Tom Cruise, ma non solo in quel film, in molti film ha la controfigura, perché lui parecchie scene pericolose non vuole fare. La controfigura era Bombolo, mi sembra, in quel periodo. Sì, sì. Tale e quale. Sì, 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 veramente. Oh, ma il pilota ha un suo fascino? Cioè, si è sposato? No, si è fidanzato? Cioè, no. Frega niente, quindi poi lo possiamo dire. Cioè, si avvicinano anche al pilota perché ha un fascino particolare, il fascino del pilota. Ma a Reggio Calabria aveva una fila di trans. No! Vabbè, oh, è una cosa carina, insomma. Cioè, sì, abbonati. C'è fascino. Sì, sì, c'è un bel fascino. Poi quest'anno ha vinto il trofeo come campione di boiler, ah, che ha fatto una bella collezione di... Di scaldabagni. Di scaldabagni. Sì, 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 sì. Cioè, quindi il discaldo praticamente non serve a niente il tuo non lavoro. So se mi fai vedere mi linciano chi gli scaldabagni vabbè, ma devono scendere le scale, non ce la fanno. Pure tu c'hai tutte le, insomma, varie diverse strade da, come tipo, per, no, stavo dicendo da rimorchio, però non so se si può dire. No. Rimorchio, cioè, se... sta dicendo. No, intendo il rimorchio del camion, ah, nel senso, hai tante strade, cioè puoi sfruttare questa cosa dello standman per. Però dai, sì, cioè, è bellissimo. Dei che fai nella vita, no, lo stuntman? Cioè è là, fai, cioè, vedere, no, i video, dai, ci guarda che legato al catasto. Cioè, dai, è lo stuntman. Cioè tu sulla carta d'identità hai scritto stuntman. Pilota. Cioè, ma pilota. Cioè, vuoi mettere, tu conosci Stativa, dice cosa fai di mestiere, lo stuntman, arriva un altro, cosa fai, gestisco una catena di mattatoi, che ne so, cioè, c'ha un certo fascino, direi. Però, dai, il pilota, ho, dai. Ho scritto musicista. Tu c'hai scritto musicista, fantastico. Tu, sono Michele, fiera di questa. Michele non ha la carta d'identità perché è contro il sistema, cioè no. la bruciata. No, ma è come se non ce l'avessi perché non la porto mai dietro, quindi. No, diciamolo. Aspetta, la Digos. Non porta la carta d'identità per paura di perderla. E invece, io gli dico, ma a casa tua, tua madre sa chi sei? Cioè, non è vabbè, ma forse per me non l'avevi neanche fatta, mi hanno obbligato a farla per la legge. Ma tu devi fare una cosa, te la devi portare, la devi mettere in bocca quando vai in macchina con Cristina, così è più facile identificare la salma. È facilissimo, vai in giro con la... Portala in macchina, tanto ogni volta che ci fermano, perché giustamente facendo gli spettacoli, capita spesso il posto del blocco. Ma siete quelli della televisione. Sì, no, te le dà una multa. Sì. E quindi... Ho detto portala direttamente in macchina, perché così non perdiamo tempo quando ci fermo. Ma certo, ci penserò. Possiamo continuare a parlare dello Standman Show? Sì. Oggi stiamo un po' degenerando. Sì, stiamo un po' degenerando. Allora, voi sarete qui fino al 15, abbiamo detto. Quanti spettacoli al giorno? Giovedì e venerdì ne facciamo uno e uno, sia giovedì che venerdì alle 21:15. Sabato e domenica abbiamo il doppio, facciamo due pomeridiani. Il sabato mi sembra 18 e 21 e 15, domenica 17 19 30. Yeah. Fantastico, sa tutto. Yeah. E poi Cerignola dove? Sai più o meno dove? Viale Fra Daniele, di fronte a Lidl. Di fronte? A Lidl. Ah, di fronte a Lidl, Viale Fra Daniele. Sempre quindi... per rimanere collegati ai supermercati di prima. Sì, ovviamente. Trapine. Mi faranno, a Cerignola, traditori, faranno casa Lidl. Cioè, ma quanto è bella casa con V, come sono contento. Guarda, là, ma quanto è bella casa Lidl, che meraviglia. Vabbè. Oh,
E quindi Cerignola da quando a quando? Dal 19 al 23. Al 23, poi vi fermate un po', no? Poi Lucera. Ah, poi Lucera! Ah. Quindi siamo sempre la stessa, anzi noi siamo molto seguiti dai lucerini, eh? Cioè è vero, anche là non sanno guidare neanche là, né a Foggia, né a Cerignola, né a Lucera. Quindi potreste, dove a Lucera? Sotto al castello, nel castello. Di fronte alla stazione, piazza del Ah, Papa. di fronte alla stazione. Però potreste anche fare dei corsi di guida la mattina, così. Vuoi venire? Magari, sì. Andiamo. Mi insegnate a fare qualcosa di particolare. Oh, come si fa a diventare? Cioè, tipo cambiare le marce, non sto scherzando. Non hai lasciato. Come si fa a diventare stuntman? Costanza, tanta voglia di imparare e tanta passione. Ah, vabbè, ma ci sono dei corsi però, ci no? Ci sono, sì. È normale che tu ci sei nato praticamente, no? Io sì. Sono perché tuo padre era uno stuntman, è uno stuntman. Il padre è tuttora uno stuntman. Sì, quindi insomma, cioè, da piccolino, dai, culla il bambino, lo portavano in portabagagli. Facevo delle impennate con il passeggino. Certo, immaginavo, cioè figlio di uno stuntman. No, questa cosa è figa, è stile Ghost Rider, no? Hai visto che sì. Sia il padre che il figlio facevano gli stuntman, sì. Beh, se guardi bene sono la terza generazione, dunque vuol dire che c'è anche suo nonno che ha fatto questo mestiere. Anche tuo nonno. E hanno tramandato il mestiere da padre in figlio. No, bellissima questa cosa, ma sempre con la stessa, si dice, compagnia, carovana, compagnia. Stunt Driver Team nasce 35 anni fa. Io sono più terra-terra, sono terrazzano di qua. Cioè quindi... Nasce 35 anni fa il team degli Stunt Driver Team e hanno proseguito, ovviamente rimodernato lo spettacolo, ricambiato. Da quando ci sono io la gente si lamenta, però cioè, mi spacco. Voi siete i proprietari, diciamo, alla fine, no? Cioè l'avete assoldato voi. Cioè, che coraggio che abbiamo avuto. Cioè, vero? Che tutti i giorni, me lo dico, quel giorno a Gallarate che vi ho conosciuto, mannaggia a me. Cioè tu sei venuto lì, volevi fare... No, io già facevo questo mestiere, già... Cioè, raccomandato da un amico. Ma raccomandate. Ma raccomando, è vero. Chissà che fine ha fatto, oltretutto. L'avete ucciso per nascondere ogni traccia. No, è che gli stuntmen sono, forse lui è uno dei più sani, diciamo, ma gli stuntmen sono tutti un po' particolari. Non è una cosa normale. Vabbè, ma se fossi totalmente normale, non ci fosse quel pizzico di, insomma, facevo le pazzia, sì. Facevo il pizzaio. Avresti fatto lavoro d'ufficio, voglio dire, no? Comunque i biglietti sono sempre qua, cioè, oh, ma chiamano tutti i giorni, abbiamo dato una marea di biglietti, ora che ci sono loro, è come quando non ti funziona la macchina, la porti al lettauto e funziona, è una cosa incredibile. Eccoli qua, facciamo vedere di nuovo lo spot, ma ecco i biglietti dello Stuntman Show, ve li regaliamo, non dovete fare niente, ve li regaliamo, dovete solo chiamare e rispondere a una domanda intelligentissima fatta da noi tre, non sappiamo ancora quale sarà la domanda, vediamo di nuovo lo spot. Dal 5 al 15 ottobre Via Natola ospiterà lo spettacolo più adrenalinico del mondo. Tenetevi forte, arriva Foggia Stuntman Show Monster Track. 90 minuti di spettacolo mozzafiato nel quale vedrete tutte le evoluzioni di stuntman professionisti alle prese con inseguimenti, esplosioni, evoluzioni con mezzi americani, drugs, Monster Jam. Tutto il lavoro di uno stuntman professionista in uno spettacolo di 90 minuti. Stuntman Show. Dal 5 al 15 ottobre Stuntman Show in Via Natola Foggia. Info per orari spettacoli 348 033 1371. Oh, siamo tornati, vi siete convinti? È bello, ci sono loro. Cioè, lui è anche single, tu non lo so, ma lui è anche single, anche tu. Io pure, giusto per dire. Ha detto lui, mezzo e mezzo. Era un... Cioè, no, era, l'hai, no, l'hai, non fare domande. La zona, no, di Foggia non ce l'hai, quindi non ti sente. Cazzo, io non ti sento. Cioè, ma ci mando io il video. Ah, ci manda, non si può, ci manda nei guai. Ah, ho detto che sì, scusate, se ho detto ce ne frega. Allora, ci sentiamo. Allora, sentiamo una bella canzone degli iWolf. Che hanno deciso di accordare la chitarra per noi. Questa è una canzone. No, tra l'altro ho scoperto che anche lui suona. Sì, potete fare una jam session. No, vai, tranquillo. Chi suona? Tu suoni? Io sì, suono. Cosa suoni? Chitarra e pianoforte. Chitarra e pianoforte. Yes. Quest'uomo è fantastico. Che pensa che sono diplomato in danza, teatro e canto e faccio lo speaker. Non c'entra assolutamente niente. Però puoi fare lo speaker danzando, cantando. Ballando. Pensa che ho fatto giurisprudenza e faccio il deficiente a 3 anni. È bellissima sta cosa. Allora, manca il, se vuoi te lo faccio io. Il fatto apposta, no? No, non serve. Sì. Abbiamo cambiato pezzo. Adesso. Sì.
Ma è quel sì, pezzo così. Non l'ho capito. Ma la nota lei, è quel pezzo così. Cioè, vedi, l'ha capito cioè, lui e tu che suoni con me, no? Ma che... Io... Signore e signori, le Wolf, Rock and Roll Robot! E giustamente il microfono. Cioè, ma ti rendi conto, io faccio l'intro, lo capisce più. Ma devo fare gli hai russo da oggi. Cioè, io e lui. Esatto. Okay. Io ti amo. Io ti cerco. Io ti voglio. Rock and Roll Robot. 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 Se il mondo ti confonde, non lo capisci più. Se nulla ti soddisfa, per noi sempre più. Scienza degli ingegneri hanno inventato già una generazione di tavole robot. Se ti senti un po' strano, e per me piacere ogni suona la vita e non è fatta. E quante cose sa? Che termina le video, che ti informerà? Lui lavora duro, tu libera sarai. Di plastica che non si ferma mai. C'è questo tempo strano, vedo che piacerà. Ma brava, ma è no, brava che sia. È assurda sta roba, no, veramente, dobbiamo dirlo, non capisce mai le introduzioni. Cioè non è che non capisce mai le introduzioni, non capisce mai, punto, cioè non è che... No, nel senso, ogni volta, anche dal vivo, magari cambiamo la scaletta, faccio l'intro, o cambiamo questa, parte l'intro. Che cos'è? Cioè, come che cos'è? No. Grazie dei fiori. Sì, no. No, nel senso, dai. Cioè, sono pezzi che a volte facciamo da 2-3 anni. Sì, ma questo intro era un accordo, come faccio? Sì, ma dai, era quel mi bemolle minore. Cioè, l'ho riconosciuto io che sono un mentecatto. Cioè, io ho messo un accordo e lui già faceva così, dai. Cioè, scusa. Da oggi gli hai russo, io e Michele, sì, assolutamente. C'è una telefonata! Pronto? Pronto! Pronto, sono Rita! Ciao Rita! Oh Rita! Oh Rita! Rita mia! Bentornata Rita tra noi! Rita, ve la ricordate? Sì, grazie. Chi se la scorda? Come stai Rita? Bene. Cioè, ho un'allegria proprio, la menopausa ti ha massacrato. Rita? Rita? Dimmi. Che ti è successo a papà? Dimmi. Tutto bene. Meno male, se andava male ci suicidavamo. Oh, Rita, allora hai visto che c'è lo Stuntman Show alle Tre Corsie? Sì, sì. E stai per vincere due biglietti. Nel caso li dovessi vincere, con chi ci andrai? Con i nipotini. Tutti qua, quindi cioè con due biglietti. Questo è foggiano sta cosa, no? Cioè, quanti nipotini hai? Sei? Ne ho cinque. Cinque nipotini, è una cooperativa, non è un... Vabbè, comunque i biglietti sono due, gli altri te li compri, cioè stiamo scherzando. Quanti anni hanno i nipotini? Uno ha 12 anni. Troppo. Uno ha 9 anni.
E l'altro 4 anni. Gli altri due li ha abbandonati. Non perché è... sono gemelle. Ah, sono gemelle. Ah, ti diciamo un saluto, carotelle, ciao a tutti. Sì. Ciao a tutti. Ciao, sono felicissimo per questa cosa. Comunque qua ci sono due biglietti. Ma tu lo sai che devi venire a prendere durante la trasmissione? Va bene. Scusa, cioè. Oh, allora c'è una domanda per te che Michele sta partorendo da un anno e mezzo. No, una allora, io abbiamo... non ho capito che hai detto? Una facile sì, no, perché solitamente le, cioè, chiediamo sì, la radice quadrata del terzo Reich, sì, no, nel senso. Sì, allora, con calma. Allora, ieri abbiamo parlato di parmigiana, quindi oggi lancio un'altra ricerca, così relativa agli stuntmen, naturalmente. No, sì, 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 è ovvio. Sì. Relativa alle altre persone che poi chiameranno e diranno, secondo me si fa così, si aprirà un caso di stato. Come ieri. Esatto. La ricetta ufficiale, però ufficiale, della carbonara. Io lo sapevo. Meno male che non hai detto l'altro, perché era quello che chiamano i romani. La carbonara. Allora, quali sono gli ingredienti della carbonara? Gli spaghetti. Gli spaghetti, la pasta, le uova. Le uova. E pancetta. No! Aspetta, tu non hai capito. No, hanno inquadrato me. No, no. E ha detto pancetta. No, perché è più su della pancetta. E che mettete? Guanciale, voi. Il guanciale. E poi c'è un ultimo elemento. Il pepe? Il pepe anche. E poi lei fa imita. No, non può imitarlo lei il. Sì. Il. Il parmigiano? No! Il parmigiano no. Palo, da. Palo! Imitalo, dai. No! Cioè, lei non lo può imitare, quindi insomma, che ci manca? Il. Aiutate che una pasta non la faccio quasi mai, che non mi piace. Non la fa mai, quindi insomma. Cosa non fa mai? La facciamo fare a lui. No. Il. È una cosa molto simpatica. Il tè? Peperoncino! Il peperoncino. E che cos'è l'arrabbiata? Il peperoncino. È romano. Può anche essere sardo. Nella ricetta originale si usa quello romano. Allora tu un attimo. Dov'è andata? Rispondere. Non è parmigiano, dimmi. Ma è non romano. È grana. Dimmi. Quindi è? Ma sta parlando a Ferretta. Che no. Aiutatemi! No, cioè, con chi stai parlando? È completa. Con chi stai parlando? Con nessuno, con voi, direttamente. Beh, con dai, hai detto dimmi, con chi stai parlando? È vero. Ha avuto il suggerimento da casa. È al telefono per il suggerimento, chi è? Peccata. Facci parlare. Con nessuno, sto da sola. Sta da sola, è telefono. È che mi chiama. Vabbè, comunque, è un animale piccolino, figlio della... che fa beh. Il pecorino! Ci sei caduta sul pecorino, diciamo, Comunque, attenzione a questa cosa, perché ogni volta noi siamo abituati a farla con la pancetta, quando diciamo a un romano e ci metto la pancetta... Lui è romano! Lui è romano! Ragazzi, il guanciale si mette! Il guanciale! E soprattutto non il parmigiano, il pecorino si mette! Eppure nella matriciana, nella gricia, ci vuole il guanciale! Le basi, dai! Il parmigiano a Roma non esiste! Vabbè, hai vinto due biglietti, però... No, cioè non è che però adesso devi cantarci una canzone. In coro, tu e quello del telefonino. Ah, carbonara. Rita. Devo cantare? Sì. Sì, però in coro con quello del telefonino. Ci volete cantare un pezzo facile? Un pezzo di chiudi. No, era Concetta che mi chiamava. Ci metto la faccia. Ecco. Brava, brava. Sei pronta? Ok, va bene. Prego. Che devo cantare? Un pezzo. La testa. Vita mia. Vita. L'italiano è bocciata, Rita. Bocciata, l'abbiamo già cantata noi. Canta una canzone dal 2000 in su. Cioè, io ci metto la faccia, ci metto la testa. Rita, mo finisce lo spettacolo degli stuntmen.
Va bene. Faccio un'imitazione, dai, faccio un'imitazione. Sembra che ti stiamo portando al patibolo, Rita, una canzone. Rita, facci un'imitazione. E di chi? Devo fare un'imitazione. Non lo so, di chi? Una barzelletta. Una barzelletta. No, di barzelletta non ne ho, so. Non ne ho, allora, non ne ho. Un verso della Divina Commedia, un verso della Divina Commedia. Sì, imitazione, ciao a tutti. Che vuoi fare? Cadè? La pipì. Che? Cosa? Ho detto ciao a tutti. E chi è? L'imitazione di chi è? Del tuo di vicino? Chi è? Michele, il tuo vicino di casa. So chi fare, è? Non li so fare. Chi è l'imitazione? Di chi è l'imitazione? È mia. Cioè, tu dai, fatta l'imitazione. Non puoi vincere l'imitazione da sola. Non ci fai l'imitazione. Ma è originale questa. Sì, è originale. Ma tu stai a zona Piazza Libanese, abiti? No, no. No. Quindi si spaccia ovunque a fondo, diciamo. Se, ok, ci devi fare o un'imitazione o ci devi dire una poesia, dai. E che poesia devo dire? Le poesie, quelle cose in versi. Non mi ricordo più niente, ho l'età. Ma l'età, l'età. Un'imitazione, un personaggio famoso. Ho l'età, ho l'età. Ogni tanto ti tiro. Sono vecchia. Senti, hai vinto onoris causa, cioè hai vinto per manifesta rottura di scatole, hai vinto due biglietti dello Starman Show, la prossima volta che chiami canterai una canzone, vieni accompagnata dai genitori, va bene? Va bene, va bene. Oh, vuoi salutare grazie i nostri due ospiti, tutti. Rita? Rita? Eh? Calmati, vuoi salutare i nostri due ospiti? Sì, bravissimi, bravi. Ciao bravi, Rita, bravissimi, grazie. Cioè, bravissimi, grazie, ciao. Ci vediamo allo ci spettacolo. Ci vediamo giù, ciao. Non frega più niente di niente, ok. Vabbè Rita, i tuoi biglietti stanno qua, li devi ritirare. Durante la trasmissione non li ritirate dopo, non ve li diamo dopo. Oh, ma neanche le freddure, oh, ma cioè nemmeno la barzelletta luna. E dimmi un'altra, dato che ieri ne... Racconto quella dal maiale, dal grattacielo ieri. No, quella dei due che vanno al cinema, due tipi che vanno al cinema, uno vanno a vedere un film comico, uno ride e l'altro no. Perché? Era sordo. Ah, ecco, bellissima questa cosa. Queste sono freddure, cioè, ma sono freddure. Non vinci neanche un pezzo di biglietto. Vabbè, allora, noi ci stiamo avviando verso la fine perché loro devono andare via prima perché hanno le prove, cioè non è che vanno così, se no... Cioè se vanno, rimangono qui. Perché prima di uno spettacolo si fanno tante prove, vero? Si fanno tante prove, tante prove. Tante lui prove prima con di due, lui appuntamento con due boiler. Scaldabagni. 100%, vero? Sì. Pozzi e Ginori mi sembra che si chiamano, tutte e due. Sì, allora, puntiamo la telecamera prima su Maverick, non su di me che sono brutto, prima su Maverick. E poi sul nostro fantastico speaker, perché adesso tutti loro... Tutti complimenti a lui, scusa. Eh? Tutti sti complimenti a lui. Perché tu sei Maverick. Cioè Maverick è già un complimento. Già eh? Il nome. Cioè cerco di supplire il fatto che non sa fare niente. Allora gli dico fantastico, insomma. No, stiamo scherzando, loro sono veramente... Io sono veramente contento di averli conosciuti, perché oltre ad essere dei grandi professionisti, sanno cosa significhi la comunicazione. Ed è fondamentale nel lavoro di tutti quanti, la comunicazione è fondamentale per tutto, no, per sì, loro sì. Che cantano, per loro che fanno gli stuntman, anche per me, beh, vabbè io sono un giornalista quindi è normale, loro sanno fare veramente bene il loro lavoro e il fatto che facciano il sold out a Foggia significa tanto, non tutti quelli che vengono a presentare degli spettacoli particolari riescono, cioè da noi gli unici soldi si spendono per comprare i torcinelli. Oh, i torcinelli. E in Piazza Libanese. E in Piazza Libanese, ma quello è un'altra cosa. Cioè, quindi o mettete la vendita dei torcinelli o niente. Voi riuscite a vendere biglietti senza vendere i torcinelli, è una gran cosa. Quindi spot da parte di Maverick che dovrà invogliare tutte le nostre telespettatrici ad andare allo Starman Show. Vai! Tua posizione sexy così. Fratello di Rita, Maverick. Sì, sì, ci siamo conosciuti prima di... Così. È finito, cioè... Ci vediamo... Non sa fare. Ecco, ma non è lui lo speaker. Che abbiamo detto. Lui parla, io guido. Passiamo alla parola a lui. Vivo lo speaker. Ora... Allora, scusami, siccome lui non ha fatto niente, tu fingi di guidare un certo tempo, no? Ecco, ok. Vai... Oddio, io pensavo di essere fuso, ma c'è chi mi batte sì, qua, alla grande.
Che dire, ragazzi, venite a trovarci allo spettacolo, perché uno, ci sono un sacco di bei ragazzi, perché non avete visto l'altro pilota quanto è bello, quello lo riserviamo. Lo riserviamo. Vabbè, che non è venuto, non possiamo metterlo. Sicuramente uno spettacolo dove i veri protagonisti, e parlo con tutti quanti, sia bambini che donne che uomini, e come dicevamo prima, abbiamo anche la nonna, facciamo impennare anche la nonna. Ovviamente facciamo partecipare prima voi allo spettacolo, ma soprattutto tentiamo di creare un ambiente molto divertente con un pubblico, posso veramente dire, di Foggia, molto caldo, molto forte. Ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo fatto un bellissimo fine settimana, il pubblico ha partecipato tantissimo, ma soprattutto venite a sgommare con noi, che ci pensiamo noi. Venite, fantastico, venite. Fantastico, ecco, è bravissimo, sì. Cioè, e non possiamo dire nient'altro, siamo rimasti così. Pensavo ci volevi sostituire con lui adesso. No. Un po' preoccupato. Io voglio fare venire in macchina con te. Devi sostituire, devi fare il misto fra noi due, quindi ti devi fare i capelli rossi e dire parolacce. Sì, perfetto. La chitarra già la sai suonare. Vabbè, oh, Marrangio. Ce l'hai. Allora, ricordiamo, Stuntman Show dal 5 al 15, qui a Foggia, in via Natola. I biglietti ve li daremo per il resto della settimana, perché ne abbiamo ancora altri da regalarvi. Io ringrazio moltissimo Livio, lo speaker, grazie per essere stato con noi, ragazzi. Ringrazio il fantastico, perché sono ecco, meraviglioso, irreprensibile Maverick, il non plus ultra degli stuntmen mondiali. Presto, anzi venite subito, perché fra un po' andrà a lavorare ad Hollywood, quindi insomma prima di Hollywood. A Bollywood, in India. A Bollywood, in India, ecco. Quindi mi raccomando, vi divertirete, ci sarà tanta bella musica anche, l'abbiamo certo. Detto. Cioè, è uno spettacolo completo in tutto. Ciao, è Wolf, ci vediamo domani. Domani parliamo di letteratura. Però, cioè, un libro veramente bello, una professoressa che ha scritto un libro veramente brava. Mi raccomando, non mancate e chiamateci per i biglietti. Ciao! Mi chiedo spesso perché dovrei essere assemblato e programmato come un robot di latta e di tendenza capibile da tutti e che ti dice sempre di sì. E non do peso alla maggioranza, non è importanza. Come te. I took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite. È il tuo appuntamento con gusto e freschezza di altri tempi. Dal 1898 ogni giorno come una volta. Fattoria del Molise del Giudice, la mozzarella fresca per tradizione. Il caseificio Delizia S.P.A. è molto attento a questi mutamenti di gusti, mantenendo così intatte le tipicità regionali pugliesi. Prodotti solo da latte fresco, che grazie alla manualità dei nostri maestri casari creano dei veri gioielli del gusto. Una rete distributiva efficiente che garantisce sempre assoluta freschezza del prodotto Delizioso.
Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che, trafilato in oltre 150 stampi, prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Questo è il nostro mondo. Questo è ciò che facciamo ogni giorno per raccontarvi che dietro la bontà di ogni nostro prodotto c'è tutto il sapore della nostra terra. Dal cuore della nostra Puglia nasce Granoro Dedicato. È ritornato il nuovo magazine di Convi Magazine e siamo tornati con Convi TV dal 2 ottobre su Teledauna. In questo nuovo numero del Convi Magazine, spazio cucina, banana, uno dei frutti più benefici al mondo, nutrizione, acqua e limone, perché è importante, tempo libero, Foggia Teatro, ad ottobre parte la quarta rassegna. Lifestyle, gli occhiali con le lenti che ricaricano lo smartphone. E più gossip, news, attualità, eventi, mostre, sagre nella nostra provincia e non solo. E in più tutti i tuoi programmi televisivi preferiti. Tutto questo ed altro ancora solo su Convi Magazine. E seguici anche su Convi TV. Teledauna.